oggi la nostra controparte sostanziale, il nostro interlocutore, è il presidente del Tribunale di Enna. Noi capiamo benissimo che si tratta di un magistrato, ma non stiamo chiedendo a un magistrato una sentenza o un provvedimento giurisdizionale favorevole. Stiamo chiedendo l'adozione di un provvedimento amministrativo, cioè l'istanza di proroga. Non demordono i manifestanti del sit-in permanente sotto i portici del Tribunale di Enna, dove è stato montato un gazebo e dove la gente partecipa con fischi e cori, rallentando momentaneamente anche l'afflusso delle auto in Viale Diaz, ma in maniera assolutamente pacifica. Io suggerisco pure che i sindaci del comprensorio nord della zona di Enna debbono consegnare le fasce a Sua Eccellenza il prefetto, perché non è possibile amministrare un territorio privato da un presidio di legalità, privato da un diritto di accesso alla giustizia. Nonostante in un primo momento si era sparsa la voce che il presidente del tribunale rientrasse dalle ferie prima del previsto e ricevesse oggi stesso le delegazioni presenti, il dottor Ferreri non si è presentato nei suoi uffici presso il tribunale di Enna. Il comitato tecnico scientifico del coordinamento non demorde, abbiamo tante frecce nella nostra faretra, tante iniziative che vanno dal ricorso al TAR da parte del Comune di Nicosia, che è allo studio per quanto riguarda i locali, dallo studio di un ricorso da parte del Consiglio dell'Ordine perché l'ente esponenziale degli interessi degli avvocati, in ordine alla corretta gestione degli archivi, che secondo l'inopinata prospettiva del Presidente del Tribunale di Enna sono destinati a restare a Nicosia. Ed ancora faremo valere davanti a tutti gli organi competenti la responsabilità civile e soprattutto la responsabilità contabile relativa alla illecita, alla illegittima utilizzazione dei locali di Nicosia. Una delegazione di dimostranti del sit-in permanente sotto i portici del Tribunale, con in testa il sindaco di Nicosia Sergio Marfitano, il presidente del Consiglio Comunale Maria di Costa, gli ex sindaci Castro Giovanni, Catani e Lavia, il presidente ANAI di Nicosia, avvocato Salvatore Timpanaro, è stata questa mattina ricevuta dal procuratore di Enna, dottor Ferrotti, per un colloquio molto cordiale durante il quale sono emerse due importanti novità. La prima è che il presidente del Tribunale di Patti ha richiesto la proroga per il Tribunale di Mistretta. Questo apre delle strade anche per la richiesta di proroga per il Tribunale di Nicosia, senza il quale il Palazzo di Giustizia nicosiano resterebbe l'unico in tutta la Sicilia che il 13 settembre chiuderà i battenti. La seconda novità è che martedì 3 settembre si riuniranno attorno ad un tavolo tecnico la delegazione nicosiana e i vertici del Tribunale di Enna e della Corte d'Appello di Caltanissetta per discutere i termini della richiesta di una proroga da concedere per salvare il Tribunale di Nicosia. Il sit-in presso il Tribunale di Enna continuerà anche lunedì, non ci si ferma fino a quando la firma sulla richiesta di proroga non verrà apposta dal dottor Ferreri.